Buonasera a tutti, siamo a Scalzano Ionico, Palazzaccio Baronale. Tra pochi minuti inizierà un focus sul casale medievale di Recoleta, identità storica di Scalzano Ionico, Recoleta e dintorni tra storia e leggenda. L'organizzazione è della Unitre Ionica, Università delle Tre Età. Con me ci sono, come al solito, degli ospiti: Domenica De Marco, presidente dell'Unitre Ionica, Nicola Suriano, primo sindaco di Scalzano Ionico e attualmente fautore del comitato di sindaci per il cinquantenario, e Mary Padula, che è una giornalista ma qui è in funzione di archeologa. Allora, io inizierei subito con le domande. Domenica, come mai questo focus sul casale di Recoleta? Buonasera a tutti. Niente, noi abbiamo iniziato questo anno particolare per Scalzano proprio da Recoleta, perché il nostro pensiero è di fare più i convegni. Il primo che abbiamo iniziato a Recoleta è quello più antico, quindi per noi è l'inizio della storia di Scalzano. Recoleta, quindi, è uno delle vestigia medievali di Scalzano, con Andriace, con il palazzaccio, ma diciamo che tutto è partito con la torre Saracena. Ma diciamo che valorizzati, forse. No, vabbè, abbiamo trovato stamattina molto trascurati, però la nostra abbiamo fiducia che le istituzioni potranno rivalutarli. Ma è stato l'inizio di Scalzano, quindi noi abbiamo voluto iniziare da lì. Poi vi occuperete di tutto, certo. Di tutto quello che è la storia. Poi parleremo anche degli altri monumenti di Scalzano. C'è una storia, Scalzano, sì, c'è una storia. Molto. Mary Padula, archeologa, perché è importante questo casale di Recoleta? Allora, come diceva Domenica, questo, cioè, adesso attualmente è importante Recoleta, ma è la punta dell'iceberg di tutto ciò che è presente sul territorio scanzanese. C'è pure da dire che purtroppo gli ultimi saggi sono stati effettuati nel lontano 67 da Lorenzo XV, non abbiamo grandi testimonianze. E tutto il materiale ceramico non è qui presente, poi ne parlerò. Io mi baso sui documenti scientifici, sulle attestazioni archeologiche. Ci sono anche, diciamo, insediamenti più antichi di Recoleta, parliamo di Termitito e anche di una valenza, diciamo, importante dal punto di vista storico-archeologico nel bacino del Mediterraneo. Però Recoleta, come dice Domenica, ha dato l'input, diciamo, a ciò che è oggi la comunità di Scalzano Ionico. Però tutto il territorio andrebbe... Questo casale, perché è importante? Importante? Ma non è solo il casale, il Palazzo Federici in realtà, ecco. Perché in realtà lì sotto noi troviamo delle testimonianze archeologiche che partono dall'epoca imperiale. Cioè, poi ne parlerò qui Filippo, dopo magari. Ma adesso per i miei follower puoi anticipare qualche cosa. Abbiamo delle tombe, del materiale ceramico, cioè, insomma, è un po' più scientifico, ci dobbiamo sedere e dobbiamo parlare. Insomma, Scalzano può sfruttare Recoleta, Andriace, la Torre Saracena, il Palazzaccio. I 72. Diciamo grazie alle commissarie che l'hanno trasformato in comune. Se arriva qualcuno, diciamo, a Scalzano, che almeno trova un bel municipio. Allora, i 72 chilometri quadri di territorio scanzanese, che superano di gran lunga quello della vicina Policoro, no? O di altre comunità, può essere sfruttato tutto. Bisogna crederci, come fa Domenica, come fanno altri cittadini volontari, e bisogna valorizzarlo e chiedere anche alla soprintendenza di intervenire. Ecco, attualmente questo casale è civile abitazione. Voi ci avete un'idea? Cosa può diventare questo casale? Guarda, noi stasera... In cosa si può trasformare? Stamattina ci sono tante di quelle idee che non sapevamo da dove iniziare. Innanzitutto un bel punto per fare delle conferenze. Se viene restaurato tutta quell'area, verrebbe veramente un punto dove noi abbiamo bisogno di avere queste aree dove incontrarci, una conferenza, dei meeting, qualsiasi cosa, oppure dei B&B per i nostri turisti, che ci sono, volete dire, una certa carenza. B&B privati, questo è una cosa privata. Una casa per anziani, qualsiasi cosa che possa essere. Studieremo. Lo diremo. Nicola Suriano, primo sindaco di Scalzano, lei si è reso protagonista della Costituzione, qui non ci abbiamo sindaco purtroppo, siamo senza sindaco e commissario, quindi quest'anno Scalzano festeggia il suo cinquantennale dalla nascita, quindi lei si è reso promotore di costituire un comitato di sindaci, tutti gli ex sindaci insieme. Cosa promette ai cittadini di Scalzano? Che succederà quest'anno qui?
Più che promettere, noi vogliamo operare ed impegniamo. Operando emergeranno problemi importanti per la comunità di Scandano e anche per onorare degnamente il 50° anniversario di Scandano. Uno dei problemi, un po' di qualcosa di diverso ci sarà? E certamente che ci deve essere qualcosa di diverso e soprattutto al dopo che ci dobbiamo preoccupare, perché adesso ancora siamo in una gestione commissariale, dobbiamo fare in modo che questo comune possa avere il suo organo istituzionale degnamente eletto e che sia capace di agire e di dare risposta alla comunità. A giugno si vota, avremo il sindaco, chissà per quanto tempo non lo sappiamo, visti gli antecedenti, però lo avremo. Ci auguriamo che sia, ecco, che dura 5 anni. Se mi riprendi questo logo, questo è il primo evento del cinquantennale di Scanzano Ionico Comune, 1974-2024. Quindi diamo appuntamento ai cittadini di Scanzano Ionico e non solo, per tutte le iniziative che saranno espletate qui nel 2024, che serviranno a valorizzare questo comune e questo territorio. Grazie a tutti. Applauso all'Unitre.